Tutto pronto per le semifinali di singolo maschile dell'ATP Challenger a Roseto degli Abruzzi, che domani a partire dalle ore 11 vedrà nel campo centrale una sfida tutta spagnola, Taberner contro Sanchez. A seguire la sfida tra il portoghese Borges e il giovanissimo italiano Flavio Cobolli, mentre dalle ore 12 si svolgerà la finale del doppio maschile. Beh, abbiamo sì, veramente due semifinali straordinarie. La prima alle 11 e la seconda alle 13, la finale di doppio a mezzogiorno, questo per concentrare nell'orario di pausa pranzo, per consentire a tutti gli spettatori di essere qui presenti nell'impianto del Tennis Club Roseto. Vi aspettiamo numerosi e saranno veramente tre partite molto molto belle. Oggi era una partita troppo dura per me perché ho allenato con lui troppe volte, lui è di Valencia come me. Penso che è un giocatore giovanissimo e fortissimo e per me era una partita difficile perché io era il giocatore con il meglio ranking e un po' di pressione, però penso che è stato in tutto momento magnifico e ha giocato veramente bene. Questa settimana i giocatori spagnoli stanno giocando benissimo e contro Nicolás non ho giocato niente, mai, però penso che è una partita troppo dura perché ha vinto partissime partita di un livello durissimo e se voglio vincere domani devo giocare con la mia meglio versione, sicuro che devo fare questo. È la prima volta che sono qua in Roseto e mi piace molto venire a giocare in Italia perché è molto simile alla Spagna e questo posto è la prima volta, però mi piace molto, un po' freddo per me, io sono di Valencia e è un po' difficile, però bueno, preparato con le condizioni, terra battuta, mi piace, un po' di sole, perfetto e molto felice di stare giocando qui. La mia qualità migliore credo reagire a momenti difficili, quindi è quello che ho fatto oggi e sicuramente è merito mio se sono arrivato a questo punto del torneo, adesso non bisogna fermarci. E il pubblico è sempre stupendo, giocare con col pubblico a favore, soprattutto in Italia che è molto, molto caldo e spero di avere tanti tifosi in tutto il mondo che mi verranno a supportare in tanti tornei. È fondamentale recuperare le energie per domani. Il mio avversario non lo conosco, però sicuramente se è arrivato fino a questo punto del torneo se l'è meritato e mi darà filo da torcere per tutta la partita, quindi io sono pronto a combattere. Su Rete 8 Sport, canale 11, domenica 13 e domenica 20 marzo alle ore 14:30 verrà trasmessa la diretta delle finali di tennis, finestra in diretta calcio integrale sul canale 112 Rete 8 News.